La furbata di Tonali. Non sanno più a che cosa aggrapparsi, no? Non va bene niente. La furbata di Tonali. Poi detto tra virgolette, la furbata, come dire, la poca sportività. È che non è neanche tanto carino da dire a un giocatore come Tonali, dai, ragazzi. È già la seconda volta quest'anno che si punta il dito su Tonali. Non riesco a capire il motivo. Invece di accentuare, di far, di evidenziare una strapartita del Milan, nonostante le difficoltà, ci si aggrappa alla furbata di Tonali perché ha battuto la rimessa laterale 10 metri più avanti. Manco fosse l'unico. Detto questo, ragazzi, io sono il primo ad arrabbiarmi quando uno batte una rimessa laterale più avanti, quando si perde tempo, quando si viene sfiorati e sembra che si è colpiti da un cacciatore che sta andando a caccia di fagiani, e quando si va contro l'arbitro per prendere tempo e per metterli in difficoltà, quando si strattona una maglia, quando si tirano i capelli, sono tutte furbate. Però non mi ricordo e non mi sembra di vedere puntate di trasmissioni e il giorno dopo di fare titoloni sui giornali. Non mi sembra. Anch'io mi arrabbio quando vedo quelle cose lì, però non mi sembra che poi gli altri ne parlano così tanto. Boh, non capisco. Non è che voglio sembrare accerchiato, però a me sembra che così si esageri un pochettino. Oltretutto, puntando il dito su un ragazzo come Tonali, nazionale italiana, insomma, tutta sta furbata. E che ha fatto mai Tonali? Bastava che l'arbitro gli dicesse di tornare indietro. Cioè, non è che ha fatto lui. Velocemente ha battuto una rimessa laterale, come fa chiunque quando vuol vincere una partita. Perché poi ci sono quelli che la vogliono portare a casa pareggiando e la rimessa laterale non la battono. Stanno col pallone in mano un quarto d'ora. E lì non si dice niente. Se uno la batte velocemente, era furbo, poco sportivo. No, bisogna capire qual è la verità. Da che lato la si vede la verità? Eh? Belli siete, belli. Un po' meno, quando si dicono queste cose, però belli siete lo stesso. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Naice nella casa del pane Balloon. Bene, dai ragazzi, voglio dire questa cosa qua su Tonali, perché oramai si parla solo di questo. Dopo l'ottava giornata di campionato, dove ci sono state tanti verdetti, tante cose di cui parlare, si parla degli 10 metri, 8 metri rotti, 9 metri, vabbè, quello che è, della rimessa laterale di Tonali battuta in avanti. Manco poi fosse stata determinante quella rimessa, perché è vero che il Milan passa in vantaggio facendo poi una grande azione, non è che lui dalla rimessa laterale ha tirato in porta, ha segnato, ha passato la palla a Leao che aveva tre uomini attorno, ha fatto una gran giocata, l'ha messa in mezzo e Rebic è scattato. Vabbè, detto questo, quella partita, ricordiamo, è stata pareggiata dall'Empoli al 92esimo. Perciò quel gol è stato ininfluente nella vittoria del Milan, perché il Milan l'è andata a vincere dopo. Quel gol lì è stato pareggiato. O vogliamo anche dire che se non ci fosse stato quel gol, l'Empoli sarebbe stato in vantaggio al 92esimo? No, perché poi dopo vale tutto il contrario di tutto. Possiamo anche dire che gli asini volano. Eh sì, possiamo dire tutto quello che vogliamo. Perciò mettiamo in chiaro le cose. E no, sì, perché se no poi dopo diventa difficile, no? Si cerca sempre di trovare l'appiglio. Io ho visto, cioè, il metro, hanno calcolato preciso il centimetro, cioè, non sono riusciti a vedere un giocatore in fuorigioco nella partita con la Juve, ma la rimessa laterale di Tonali avevano il metro a portata di mano. Mamma mia, ragazzi. E poi, ripeto, additare un giocatore così mi sembra un pizzico, perché poi loro non è che loro sono, cioè, loro danno del furbetto, ma detto così, tra virgolette, detto in quella maniera lì, passa il messaggio che Tonali è un antisportivo, no? Nel derby butta la palla in campo. Anche quell'azione è da rivedere, è da rivedere, perché se Tonali avesse voluto fare l'antisportivo, quella palla la buttava dove c'era l'altra palla. Lui si sì, perde un po' di tempo e a me non piace questo, avendo la palla in mano e cercando di tirare l'attenzione. Però poi dopo capisce subito, butta la palla, sì, non la butta fuori, ma perché vuole rincorrere l'avversario, la butta di lato. Non, se voleva fare veramente l'antisportivo, la buttava in mezzo al campo, non di lato. Perciò. Però sono andati a guardare che Tonali quella palla non l'ha buttata fuori, ma l'ha buttata dentro. A 2 centimetri dalla linea laterale, perciò è anche lì antisportivo. Qua gli si dà del furbetto perché batte avanti, non prende la palla Tonali dove esce,
Tonali era già sul punto dove è stato battuto il fallo laterale. La palla è uscita, gli è andato la palla lì, se non sbaglio Pioli gli ha dato la palla e lui ha battuto velocemente. Bastava che l'arbitro lo richiamasse e lo facesse tornare indietro. Stop, non è furbata. Lui in quel momento ha cercato di riprendere subito il gioco perché voleva vincere la partita. Non è furbata. È furbata quando un giocatore rimane a terra 15 minuti per nulla e poi dopo quando si rialza corre più di prima. Furbata è quando tengono la palla in mano nelle rimesse laterali e non la battono. E allora si perde tempo. Furbata è quando il portiere inizia a battere i tacchettini sul palo perché c'ha la terra. Cioè, non piove da 9 mesi in Italia, però c'hanno la terra sotto le scarpe, no? Se la devono levare e perdono tempo per portare a casa il risultato. Quelle sono furbate, però non se ne parla mai. Si parla di Tonali che ha battuto una rimessa laterale che poco poco secondo me, ma io penso che non esista nella storia del calcio una rimessa battuta nel punto giusto, o è troppo avanti o è troppo indietro, il punto preciso non c'è mai. E allora vogliamo stare, qual è il margine d'errore, quanto può essere diversa dal punto di uscita la rimessa, 1 metro, 1 metro e mezzo, 1 metro, perché sennò la prossima volta dicecelo, no? Si può sgarrare di 1 metro e mezzo, da adesso in poi voglio ogni rimessa laterale il punto preciso e guardare dove si batte e dopo facciamo le trasmissioni. Eh sì, ragazzi, mi sento un po' toccato su sta cosa qua. Non tanto perché si fa passare Tonali per un antisportivo o per un furbetto, detto in maniera un po' così, e non mi fa impazzire la cosa perché è tutt'altro che quello. Grande giocatore, oltretutto nel giro della nazionale bisogna stare anche un po' attenti. No, perché poi ci sono altri giocatori. Uno su tutti mi viene in mente, Barella, no? Adesso nulla contro di lui, sono tanti giocatori che in questo periodo Barella è nervoso, no? È nervoso. La mattina si alza, la moglie gli dà il buongiorno e lui la manda a cagare. Lui manda a cagare chiunque in questo periodo, però si sta tutti zitti. Ho sentito dire ieri sera, gli arbitri lo hanno capito e allora lo lasciano anche un po' stare, capiscono la situazione. Ah, va bene, allora avete sempre ragione voi, ragazzi. I giocatori sono umorali, no? E lui, Barella è nervoso, manda a cagare persone, Tonale è un po' più tranquillo, vuole velocizzare il gioco, va bene, richiamalo e mandalo indietro. Non ce n'è furbetti, non ce n'è antisportivi, non va bene così, non va bene, ragazzi. Cioè, perché oggi si parla solo di quello. Oggi si sta parlando soltanto di quello. Oltretutto, ricordiamo che quella partita, quel gol lì è passato in vantaggio il Milan, ma poi l'Empoli ha pareggiato, perciò poi il Milan è andato a vincere dopo la partita. Se vogliamo andare a vedere qualcosa di più tecnico, possiamo dire che l'Empoli innanzitutto non deve lasciare Leao libero su una rimessa laterale dove non esiste il fuorigioco, perché ieri in trasmissione ho sentito dire che è una rimessa laterale battuta avanti dove c'è il fuorigioco, che però non va, non ho capito poi il ragionamento un po' contorto che si dice, non c'è fuorigioco. Nella rimessa laterale fuorigioco non c'è, perciò l'Empoli non deve lasciare Leao libero in una rimessa laterale. Prima cosa, già lì c'è il primo errore. Detto questo, quell'episodio è stato pareggiato dal gol dell'Empoli. Dopo 30 secondi il Milan ha fatto un altro gol e quando tu subisci un gol, quando hai pareggiato la partita al 92esimo, sei pollo tu. Perciò buttare tutto quanto sull'episodio di Tonali non giova a nulla, ma ci sta che lo faccia Zanetti perché comunque a riacciuffare una partita al 92esimo e riperderla poi 10 secondi dopo fa male, è brutto e ci sta che l'allenatore lo dica, va bene, perché comunque. Ma gli altri, cioè le TV non devono dire questo, non devono far passare questa cosa qua. Poi ripeto, ragazzi, sono il primo io a dire che non mi piacciono queste cose qua. Però bisogna vedere come sono fatte, se sono cose volute, cercate, perché quando un giocatore perde tempo, quello è voluto e cercato. In quella circostanza Tonali non cerca nulla, non sa neanche se la palla esce o meno, perciò non è una cosa premeditata, la palla esce, gli viene data e batte. È una cosa istintiva, c'è poco, non c'è nulla di preparato. Quando invece perdono tempo per portare a casa il pareggio o perché stanno vincendo e manca poco tempo, quello è premeditato, quello è voluto, quello è reiterato ed è totalmente diverso e non se ne parla mai di quell'antisportività. Si parla dell'antisportività di Tonali. Va bene, avete ragione voi, ragazzi, avete ragione voi. Non mi sembra che funzioni proprio così. Vabbè, ragazzi, io sono andato un po' oltre, ho iniziato a parlare, poi sono partito alla grande.
mi sono dimenticato di dirvi di invitarmi a mettere un bel like al video. Se anche voi condividete il mio pensiero, se non lo condividete, scrivetemelo nei commenti. Iscrivetevi al canale, ragazzi, se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo sempre: attivate la campanella, così ogni qualvolta io pubblico un video vi arriva la notifica. Così, se vi fa piacere, potete guardare il video subito. E niente, belli siete, ragazzi. Dai, ci sentiamo più tardi che commenteremo la partita tra Verona e Udinese. Ma come dico sempre io, ragazzi, ciao!